Apertura confermata al 13 settembre per le scuole abruzzesi. A Pescara il vice sindaco Gianni Santilli rilancia lo screening salivare periodico per gli studenti, ma auspica una maggiore diffusione della campagna vaccinale anche tra i più giovani. L'inizio dell'anno scolastico è confermato per il 13 di settembre. Vediamo un attimo quale sarà il risultato dei ragazzi sui vaccini, dopodiché decideremo come organizzarci. Io vorrei ripetere la stessa cosa che ho fatto l'anno scorso all'interno delle scuole, cioè la ASL che viene a fare i tamponi all'interno delle scuole, in modo da dare la possibilità a tutti i ragazzi di fare il tampone. Santilli, che è anche assessore all'edilizia scolastica, traccia il punto sugli edifici cittadini di competenza del comune. Per la chiusura della scuola Benedetto Croce ormai è definita tutta la situazione. Non si andrà con le quattro classi al Cascella su a San Silvestro, ma abbiamo trovato la soluzione a Raffaella Porta, a via Rubicone. Abbiamo in essere dei lavori per efficientamento energetico, abbiamo completato due asili nido, altri tre li avremo pronti nel giro prima della riapertura delle scuole del 13 settembre, alcuni si protrarranno una settimana, massimo due, la riapertura delle scuole, però già abbiamo concordato con i presidi come organizzarci, perché saranno lavori che saranno fatti solo all'esterno. Comune di Pescara, partiamo dalla scuola dell'infanzia e arriviamo alla scuola media, non abbiamo nessun problema per i trasporti in quanto abbiamo i nostri 5 scuolabus. Invece sulle mense? Allora, già ho comunicato l'altro giorno che c'è in essere la possibilità di iscrivere i bambini alle mense, perché le mense scolastiche noi saranno già pronte e saranno efficienti dal 20 di settembre, quindi stiamo aspettando le iscrizioni dei genitori e mi auguro che non si ricordino all'ultimo giorno, in modo da poter organizzare al meglio il lavoro con la società La Serenissima.